Di Maria Teresa Palamà. Porti nuovi e più lontani per le navi delle ONG che salvano vite umane. La Ocean Viking è attesa a Carrara forse domenica, almeno 3 giorni di viaggio, 1500 chilometri da percorrere con condizioni meteo non ideali, come spiega un soccorritore dopo il salvataggio di 95 migranti. Si trovano psicologicamente e fisicamente esausti, visto che hanno riportato di aver perso 4 dei loro compagni in mare durante il viaggio. E a peggiorare la situazione da questa mattina, le condizioni meteo, stiamo navigando infatti in mezzo a una tempesta. Mentre la Geo Barents è attesa domani, nel primo pomeriggio, nel porto di La Spezia. La sua corsa verso l'approdo assegnato dal Viminale è stata rallentata inevitabilmente da 3 salvataggi. Il carico umano di 70 persone è diventato di oltre 270, di questi 87 sono minori. Tra loro anche un bambino di pochi mesi che rischiava l'ipotermia. Bambino, bambino, bambino! Stai there! Sullo sfondo la tensione tra la ONG e il Ministero dell'Interno per i salvataggi multipli, che potrebbero costituire una violazione delle regole stabilite dal Viminale, e ad attendere i migranti, città e apparati organizzativi che sperimentano per la prima volta l'accoglienza. Per noi evidentemente è una sfida, perché non nascondo che l'impatto sul territorio comunque ci sarà, ma sarà gestito al meglio.